Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi un video corto, un po' diverso dai soliti, vi farò vedere come vado a pulire casa in maniera veloce facendo un pochino per volta ogni giorno. E questo amici fa la differenza. Non c'è bisogno di buttare sempre all'aria tutta casa, ma facendo poche cose tutti i giorni senza stressarsi si ha l'opportunità di avere una casa sempre pulita. Io questo metodo l'ho imparato tanti anni fa perché ho sempre lavorato fuori casa e quindi mi sono sempre alzata al mattino quei 20 minuti, mezz'ora prima per effettuare questo tipo di pulizie. Vado a pulire il bagno col prodotto che faccio io all'aceto di alcol perché mi velocizza moltissimo le pulizie in generale. Dato che non va risciacquato, faccio proprio alla veloce. Dopo aver finito praticamente tutte le pulizie di primavera, come vi ho fatto vedere negli altri video, andrò per un periodo a mantenermele in questa maniera qua. Ora, magari se ci sarà bisogno di fare alcune cose in modo più approfondito si faranno. Però diciamo che questa abitudine di fare un poco per volta fa la differenza in qualsiasi casa, amici. Quindi per mantenere casa pulita e ordinata non c'è bisogno di stressarsi, non c'è bisogno di fare pulizie estreme sovente, certo ogni tanto ci vogliono, ma in questa maniera qua si può mantenere l'ordine e la pulizia veramente in modo semplice. Per la pulizia velocissima del bagno sono andata a utilizzare, oltre al prodotto che faccio io, la carta per pulire, la carta Scottex. Per pulire il pavimento ho preso il bastone della Swiffer e un panno in microfibra che ho spruzzato appunto sempre con lo stesso prodotto. Passo in camera da letto e con poche mosse andrò a sistemarla e a spolverarla. Comincio pulendo i tappeti, dopodiché li vado a mettere sulla finestra, sul davanzale della finestra. Naturalmente ho aperto per bene le finestre che lascerò per un bel po' di tempo, dopodiché andrò a fare il letto e una bella spolverata in generale, sempre col mio prodotto, amici. Vado, come vedete, a fare il letto, a sistemarlo per bene e soltanto già con questa mossa la camera prende un altro aspetto, amici, perché il letto è veramente importantissimo averlo sempre pulito e ordinato. Dopo aver rifatto il letto, vado a spolverare con la carta e il solito prodotto. Incomincio dai comodini per poi andare a pulire la cassettiera, quella chiara, che adesso non si vede, il comodino e tutto, insomma, quello che c'è dentro questa camera.
La pulizia del parquet oggi l'andrò ad effettuare con il bastone per lavare in terra e questa specie di cuffia in microfibra con la quale faccio tantissimi lavori. L'ho presa, mi sembra, da Leroy Merlin, l'avevo pagata sui 5 euro e devo dire che la sto utilizzando parecchio. Ci sono andata a mettere il prodotto che faccio io sopra e quindi vado a dare una bella spolverata al pavimento con questa cuffia in microfibra. Dopo questa pulizia della camera da letto veloce e senza stress, amici, passo in salotto. Vado a dare una bella spolverata qui al davanzale. Guardate che meraviglia le mie orchidee, sono venute veramente splendide. È la prima volta che ho questa tipologia di fiore e sono veramente orgogliosa. A questo punto passo a dare una bella pulita al tavolino in vetro che è sempre regolarmente pieno di ditate e vado a passare la mia aspirapolvere con Milù naturalmente al seguito. Sistemo i divani, i copridivani li ho messi a lavare, però al momento li sto lasciando così come sono e non mi dispiacciono. Dopodiché, ragazze, amici, col bastone della Swiffer vi spiegherò un trucchetto per sfruttarlo proprio al massimo. Vado a spolverare tutti i mobili in modo molto calmo e tranquillo, perché stamattina veramente, ragazzi, come vi dicevo, non ho voglia di stressarmi per le pulizie. E penso che si stia vedendo, appunto. Vado a spolverare per bene con il piumino e per sfruttarlo proprio fino in fondo vado anche a passare sotto i divani, che ci passa benissimo e quindi ci vado a togliere proprio tutta la polvere, e finisco di utilizzarlo andando appunto a pulire il pavimento nei punti più nascosti, e vi posso garantire che fa egregiamente il suo lavoro. A questo punto passo in cucina. Come prima cosa vado a ripiegare questa borsa che me la terrò sempre per fare la spesa, quindi per averla comoda. Dopodiché vado a mettere dentro il forno teglie, padelle, delle cose che avevo appunto lasciato fuori, le vado a togliere da mezzo e in questa maniera qua vado proprio a togliere già un bel po' di caos visivo. Vado inoltre a lavare un piatto in realtà e qualcosa appunto che era rimasto della colazione. Dopodiché vado a provare questo prodotto chiaro luce per pulire, diciamo, la cucina. Però, amici, mi rendo subito conto che è un prodotto veramente molto forte. Come vedete fa della schiuma. Però sto facendo proprio difficoltà a respirare. Non so perché ogni tanto mi faccio prendere dall'acquisto di questi prodotti, quando con quello che mi faccio io mi trovo benissimo e non mi dà alcun fastidio. Però ho letto sopra che va bene anche per il forno, quindi penso che lo andrò a utilizzare per la pulizia del forno. Vado naturalmente ad asciugare tutto il lavandino per bene, perché sapete che io asciugo sempre tutte le superfici, e vado a fare una bella pulizia anche del tavolo, di questa tovaglia in plastica che oggi, ragazzi, andrò a togliere, perché voglio mettere il runner con una composizione che avevo fatto io. In realtà è autunnale, però è carina, quindi diciamo che ce la posso mettere ugualmente.
Vorrei piano piano levare questa tovaglia di plastica, anche se è veramente molto comoda, amici, perché esteticamente diciamo che non è il massimo. Vado a dare una pulita anche al tavolo, così com'è al naturale. E quindi continuo queste mie pulizie efficaci, ma anche rilassanti. Alla fine del video, ragazze, vi farò vedere cosa sono andata a mettere al posto della poltrona vicino al frigo. È venuta una composizione veramente molto molto carina, quindi state sul pezzo fino alla fine. Dopo aver passato per bene l'aspirapolvere, ragazze, vado a pulire il pavimento con i panni bagnati della Swiffer, quindi proprio senza stress e senza proprio fatica in questa maniera qua. E quindi diciamo che oggi mi sono proprio dedicata alle pulizie rilassanti. In questo video, amici, vi ho voluto mostrare che pulire poco ogni giorno fa veramente la differenza, perché fa sì che non vi si accumuli tutte le cose da fare. Il mio video sta volgendo al termine. Questo è il cestino che ho messo sopra il tavolo e questa è la composizione che ho fatto vicino al frigo. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima.